tornato a vivere proprio come punto di riferimento letterario. Cascina Pavaglione, Fenoglio ambienta uno dei racconti forse più struggenti, dei romanzi, che è La Malora, che esce nel 54. Praticamente la prima opera sono i 23 giorni della città di Alba, che esce nel 52. Sapete che tutte e due queste opere sono state criticate purtroppo in quel periodo dagli ambienti letterari culturali. In realtà poi la figura di Fenoglio è stata ben riscattata, soprattutto in tempi recenti, sia per quello che narra della gente di Langa, del popolo di Langa, e anche dei combattenti, dei partigiani. E in realtà poi questi due argomenti non sono poi così distanti, come vedremo. Bene, dalla voce di Paolo Tibaldi vi parlerà di questa cascina, del significato della Malora. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Allora, ormai anche chi non sapeva si è fatto un'idea di chi era Fenoglio e di che cosa ha scritto. Ho sentito durante la passeggiata che in tanti hanno già letto qualche cosa di Fenoglio, volsi La Malora, La Malora, volsi qualche cosa d'altro. Oggi in particolare si celebra la giornata della liberazione. Come diceva già Roberta, la tematica della resistenza non coinvolge soltanto Fenoglio nella sua letteratura di guerra civile, ma è una resistenza in senso ampio, una resistenza nei confronti delle ristrettezze economiche, una resistenza nei confronti di un clima ostile, di una zona territoriale ostile da lavorare durante tutto l'anno praticamente. Nelle opere di Fenoglio noi possiamo leggerle almeno sotto tre punti di vista, sotto tre piani: il piano ambientale, il piano letterario e il piano filosofico. Cerchiamo di fare un mix per non diventare neanche troppo né leziosi né noiosi, no? La Malora in particolare è uscita nel 1954, un romanzo breve, un racconto lungo, riceve delle critiche da Fenoglio stesso, perché Einaudi chiede a Fenoglio di cominciare già a pensare a un altro titolo perché La Malora non gli convince. Allora Fenoglio prova a fargli delle proposte. Una di queste è La casa a Belpo, l'altra si chiama Terra d'Agostino, l'altra ancora si chiama Con le sole braccia al mondo, e poi continua a insistere su La Malora. Calvino, Italo Calvino, grande amico di Fenoglio che lavorava in Einaudi, cerca di insistere e di lottare per la causa di La Malora, e quindi viene tenuta. La Malora vuol dire tante cose. La Malora prende spunto da almeno quattro lingue, dal piemontese innanzitutto, ma anche dal francese, soprattutto in qualche modo anche dall'inglese, oltre che dal piemontese, perché Fenoglio da traduttore dall'inglese all'italiano e viceversa, traduce anche un testo che si intitola proprio Malory, e quindi questa parola ritorna. Malora vuol dire disagio, vuol dire rovina, vuol dire anche sfortuna in qualche modo, vuol dire vivere in un momento storico e in un luogo che storicamente è ostile. Tutti noi siamo figli o nipoti della Malora. Lo dimostra il fatto che guardiamo il prezzo del piatto nel menù al ristorante, vuol dire che siamo stati cresciuti con il senso dell'economia, del riuscire a far fronte a quello che è il risparmio e la spesa. Quando guardiamo il costo della benzina, quello dimostra che siamo figli e nipoti di quel libro, anche senza averlo letto, no? Per questo si dice che è anche un classico. Inizia con una frase epica piuttosto. Inizia con: pioveva su tutte le langhe, la sua San Benedetto, mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Un inizio che è già quasi macabro, no? Però è interessante vedere, poi lo rivedremo anche più tardi, ma come l'acqua molto sovente nelle opere di Fenoglio venga associata alla morte o alla nascita, a seconda di che cosa si parla. In questo caso parla di suo padre che è al Camposanto, quindi un incipit che parla di un cimitero, no? D'altronde un titolo così non poteva che prevedere un inizio così. Il padre che è appena stato sotterrato e arriva la pioggia. È stato sotterrato e non è stato messo nell'oculo proprio per questioni anche economiche. Infatti qualche riga dopo dice: la pietra ce la saremmo potuta permettere più avanti quando avessimo potuto tirare un po' sulla testa. Quindi tirare sulla testa vuol dire anche prendersi un attimo per respirare, permettersi di acquistare qualcosa. Agostino è il protagonista, un ragazzino che ha sua madre a San Benedetto, suo fratello che studia da prete ad Alba, Emilio, suo padre è al cimitero, e poi ha un altro fratello lontano, si chiama Stefano. Il fratello che studia ad Alba da prete si chiama Emilio, e
Solitamente nelle numerose famiglie che c'erano da queste parti, il maschio più esile solitamente veniva invitato a studiare da prete perché in qualche modo c'era la garanzia di sostentamento, non potendo reggere i ritmi di lavoro da queste parti veniva mandato a studiare da prete. Tant'è vero che c'è un modo di dire piemontese che mi permette di dirvi, spero che tutti lo capiate, ma almeno lo possiamo tradurre, che dice: se tu vorresti bene di malice, se tu vorresti bene non ma sangrin, se tu vorresti bene tutta la vita fate bene, no? Che poi vuol dire: se vuoi stare bene un giorno sposati, perché almeno quel giorno mangi, ti riempi la pancia, sopravvivi. Se vuoi stare bene un anno, ammazza un maiale, perché il maiale ti dà della carne per una persona per un anno intero, e se invece vuoi stare bene tutta la vita, fatti prete, perché lì hai una garanzia di sopravvivenza fino a quando il corpo te lo permette, quindi a un'età media che poi non era così alta, era una settantina d'anni. Ecco, Fenoglio, tant'è vero che lui muore molto giovane, a 41 anni, soprattutto per causa del fumo. Tutti voi vedrete delle fotografie di Fenoglio, lo vedete sempre con una sigaretta in bocca. Qui al Pavaglione viene a lavorare Agostino, il protagonista, viene a lavorare da servitore, servitore in campagna, non in casa, lavora per aiutare nell'allevamento degli animali, nella coltivazione dei campi, e questo ragazzo utilizza poco la parola perché vede poca gente, perché tutti i giorni ha a che fare con Tobia e con i suoi figli, quindi non è abituato a vedere molta gente. Un giorno arriva una ragazza finalmente qui al Pavaglione, si chiama Fede, che non è l'abbreviazione di Federica, è proprio Fede, forse perché Ferroglio voleva mostrarci la fede che aveva Agostino nei suoi confronti, o che aveva fede stessa verso la vita. Agostino, attratto da questa ragazza, se ne innamora, ma non si dicono nulla. Una sera sono qui, proprio da queste parti, potevano essere benissimo dove siamo noi. Comunque tutte le sere si ritrovavano e Fenoglio non dice a parlare, si ritrovavano. E a un certo punto Tobia ordina a Fede, che è stata chiamata a lavorare come servitrice, serventa in casa, quindi per le pulizie, per il cibo, per lavare, eccetera. Tobia invita Fede a servire da bere a tutti. E Fede entra in casa e prepara a tutti un bicchiere con acqua e aceto. Questo ce la dice lunga su due cose: ce la dice lunga sul fatto che l'acqua e aceto fosse una bevanda che togliesse la sete con poca spesa, perché ne bastava poca, quindi in tempi di ristrettezze economiche era quello che serviva. Ed era vino andato a male in realtà, non era proprio aceto aceto, era vino andato a male, quella che in piemontese si chiama la pucchetta, no? Oppure, l'altro significato che si può avere, ritorna a una matrice biblica. Per esempio, Gesù sotto la croce chiede da bere e in un momento di patimento, di passione, arriva questa bevanda. E questo è un parallelismo. Ci sono molte matrici bibliche in Fenoglio che prescindono dalla fede religiosa di Fenoglio, che lui si diceva ateo, ma molto conoscitore, profondo conoscitore della Bibbia, soprattutto nel suo aspetto più filosofico. Ebbene, tutti bevono questa acqua e aceto, un po' schifati. Agostino comincia a bere anche lui, si accorge che nel suo bicchiere non c'è acqua e aceto, ma c'è del vino, quello buono. Allora alza un po' la testa, vede che gli altri stanno bevendo come al solito, quindi acqua e aceto. Alza ancora un po' la testa e trova Fede, che sta aspettando il suo sguardo e sta sorridendo. E in quel modo, senza necessità di dirsi nessuna parola, riescono a mettersi d'accordo e a ricambiare il reciproco amore che hanno. Una delle pagine d'amore, si può dire, più belle della letteratura del Novecento. Tant'è che poi, dopo qualche giorno, Agostino prende Fede, la porta a fare una passeggiata e in mezza pagina riescono a mettersi d'accordo per il loro futuro. Tant'è che lui dice a lei: mi vorrai bene? E lei gli dice: sì, che ti voglio bene, ma tu hai voglia di lavorare? E lui: sì, gli dice: voglia di lavorare, anzi, è più probabile che il lavoro si spaventi di me che io del lavoro, per dimostrarle che era un ragazzo pieno di tempra e di voglia di fare, perché amava molto Fede. Poi purtroppo un giorno arrivarono delle persone a prelevare Fede, perché l'avevano destinata a un altro marito, e così purtroppo anche questa scena finisce in malora, perché per questione di matrimoni combinati, cosa che andava piuttosto di moda ai tempi, termina questo desiderio di Agostino e di Fede di sposarsi. E
benché si fossero messi d'accordo, benché fossero già andati al mercato insieme una volta ad Alba, e ad Agostino servivano dei pantaloni e Fede glieli misurava e glieli metteva sui fianchi quasi come se fosse già sua moglie. Quindi scene infinitamente piccole, ma che dimostravano una grande predisposizione a sposarsi. E poi questa Fede viene destinata a un altro ragazzo. Agostino, dopo un po' di tempo, scoprirà che purtroppo di Fede non ne approfitterà soltanto il marito, ma anche i suoi fratelli. Ed è una cosa ulteriormente struggente e anche tragica, se vogliamo. Al figlio! Dai, 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 dai! Non si fa problemi, lui. Anzi, lui ha deciso di fare il bagno. Dai, tira giù le calze così fai il bagno, dai. Dai, lascia perdere. Anzi, facci vedere lo stile farfalla. No, no, grazie. Merca, noi dopo i guadi dell'altro sabato, ma questo, ma qui la doccia ci poteva fare. Okay. Questo è il ritano di Sant'Elena. Il famoso ritano di Sant'Elena. Adesso lo dico, troverete una salita ripida, corta, molto ripida. I maschietti possono approfittarne per spingere sulle signorine e le signore da dietro. E se le spingessimo giù? Guado, ma dai Roby, ma questo non è guarda un guado, che guarda, che guado, guadino, guadino. Quel giorno sì che c'erano i guadi, mamma mia, c'era il canotto Edo. Quando arrivate sul piano, aspettate, non sbagliate strada, quando arrivate sul piano, mi attendete. Io voglio vedere che stiamo tutti bene. Quando vediamo la Madonna. Otto? Questo è un guadino, siamo nel ritano di Sant'Elena, Ma a me piacerebbe essere solo sul campanile. Io metterei già i piedi a bambino. Veramente, io mi sarei tolto le scarpe. Non è calda, ma per essere la fredda. Allora, adesso avrete una salita un po' ripida. Prendetevi coi piedi, tenetevi a quattro zampe, ma è breve. I maschietti possono approfittare toccando il ciappetto delle donne, le spingono di modo che le signore senza troppo. Ma fate un po' i cavalieri, ma insomma là lasciate cadere. Vi dicevo, alla fine della manovra, forse come vi ha già anticipato Roberta, c'è un passo importante, no? L'incipit ve l'ho raccontato, invece il cosiddetto explicit, la parte finale, è interessante perché c'è il fratello di Agostino che è in seminario ad Alba, che studia da prete, ed è malato, nonostante sia lì protetto con un'alimentazione attenta e garantita, niente, si ammala lo stesso. E in quest'ultima pagina che vi leggo, se siete d'accordo, poi partiamo, in quest'ultima pagina Fenoglio indirettamente ci racconta, ci ripensa sul concetto di preghiera, dove non deve essere quella specie di cantilena che si dice sempre senza quasi pensare al significato delle parole, ma una preghiera intesa come desiderio, come speranza che avvenga o non avvenga qualche cosa. Sabato passato siamo stati in seminario giù ad Alba, io, mia madre e il nostro parroco, chiamati dal rettore.
Emilio aveva fatto una cosa ben stravagante. Dopo lo studio si era distaccato dai suoi compagni e arrivato il bel primo in refettorio aveva dato un morso a tutte le pagnotte che erano già sulle tavole. E poi si era chiuso in un cesso che per farlo uscire avevano dovuto sfondare la porta. I suoi superiori l'avevano subito fatto visitare dal loro medico e gli avevano trovato la tubercolosi e ce l'aveva addosso già prima che entrasse in seminario. Tutto quello che abbiamo fatto noi giù ad Alba è stato ricevere la notizia e mia madre rispondere alle domande se nella nostra famiglia ce n'erano già stati degli altri. Quindi questo Emilio è diventato matto perché si è messo a mordere del pane in seminario. Già è una cosa grave mordere del pane a caso, figuriamoci in seminario con il significato che ha il pane proprio in quel luogo. Io e lei, mia madre, ci torcevamo le mani come quando ci tempesta sulla terra. Poi quel medico si mise a spiegare a mia madre tutto quello che doveva fare quando riavesse Emilio a casa. E a me il nostro parroco disse da parte che purtroppo non c'era più forza al mondo che potesse salvarlo. Se ci fosse stato ancora un lumino di speranza, i preti lo mandavano in un ospedale che hanno loro, invece di mandarlo a casa, a morire in mezzo ai suoi. Pensiamo se noi ci siamo lasciati scappare una sola parola. Eppure tutto San Benedetto sa della malattia di Emilio. Emilio dovrebbe arrivare sabato sera col carro di canonica che torna dal mercato di Alba. In fondo al cuore io ho la speranza che si salvi, che lo salvi la nostra aria, il nostro mangiare, quindi l'ambiente visto come medicina, Questo malato terminale, che però tuo fratello così spera che si salvi. Quindi inizia qua la preghiera, la speranza, Che lo salvi la nostra aria, il nostro mangiare. Ma stasera, senza volerlo, ho sentito mia madre pregare. Per paura che io fossi in casa e la sentissi, è andata fuori e si è inginocchiata vicino al primo palo della Bibbia. Ma qua c'è già anche la paura di sentir pregare qualcun altro, quindi una famiglia proprio atea, no? La madre dice, per paura che io la sentissi, è uscita di casa e si è inginocchiata vicino al primo palo della vigna. In quel caso il primo palo della vigna è una chiara e netta metafora della croce, quindi del luogo dove avviene il patimento quotidiano. In combinazione io ero in quel filare a vedere un melo se portava bene e così gli ho sentito dire queste parole. Non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi al mio povero figlio. Poi dopo sono contenta che mi chiami, se mi porto. E allora tieni conto di cosa ho fatto per amore e usami indulgenza per cosa ho fatto per forza. E tutti noi che saremo lassù, teniamo la mano sulla testa di Agostino, che si è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mondo. E termina così la manovra, con una preghiera, con un discorso diretto. Sarà solo al mondo. Quindi questa madre che spera che voglia tutto suo figlio di lei, non per egoismo, ma perché almeno suo figlio potrebbe morire vicino a qualcuno che gli vuol bene per davvero. E infatti poi dopo dice, poi dopo sono contenta se mi chiami anche tu. Tempo scaduto. Grazie Paolo. Bravo.